All'Igea Stadium si affrontano due squadre di salute. I padroni di casa in due gare hanno ottenuto 6 punti, il Misano 4, ma la sfida si preannuncia molto interessante non solo per i fini di classifica ma anche per la qualità in campo. L'inizio è di marca ospite, dal traversone di Imola nasce il colpo di testa di Urbinati, bloccato senza problemi da Russi. Il Misano giochi in scioltezza, progressione sulla destra di Savioli, traversone al centro con Pruccoli sulla traiettoria a controllare che la sfera non sia gettata in fondo al sacco da Muccioli. Ma gli ospiti sono devastanti, l'Igea non riesce a controllare gli attacchi nemici ed ecco che prima Muccioli chiama la presa Russo, poi Antonietti fa venire i brividi all'estremo di casa con una conclusione fuori di un nulla. Il Misano esprime un ottimo calcio, in scioltezze di classe Urbinati prova la gemma di tacco, Russo neutralizza e sulla sua respinta trova la botta sicura di Torsani con un salvataggio che ha del miracoloso sulla linea di porta. Ma il gol è nell'aria e 60 secondi più tardi una punizione di Politi innocua si trasforma in un pallonetto beffardo per Russo che, forse disturbato da sole, legge male la traiettoria permettendo il vantaggio misanese. Ma anche per il Misano la festa dura pochissimo, un giro di lancette e altro gol beffardo, questa volta il lancio avviene da centrocampo con Bellavista che di testa beffa così Sacchi per l'1-1. Esultanza di Bellavista con la capriola per festeggiare la rete, capriola che usava a fare un certo Tino Asprilla ogni qualvolta andava in gol. La ripresa mette ancora in mostra gli uomini di Bucci, Savioli arriva al tiro ma Russi blocca. Lo stesso portiere deve smanacciare un traversone insidioso di Imola prima di arrendersi al 15° della ripresa quando Urbinati entra in area di rigore dopo 2 rimpalli vinti, si trova il pallone sul piede giusto battendo proprio Russo per il nuovo sorpasso. Misano che potrebbe trovare anche il tris, ma Muccioli non riesce ad incidere come vorrebbe, mentre dall'altra parte Brighi apre per Righini, tiro di quest'ultimo sopra la traversa della porta difesa da Sacchi. L'ultima azione porta la firma di Savioli, traversone al centro, ma Laro buca l'appuntamento con la rete. 2-1 per la band di Bucci che merita i 3 punti per quanto espresso in campo. Il Misano gioca bene e se continua così potrà regalarsi un grande campionato.